Felice o Santa Vergine Maria, Madre di Grazia e Regina di Misericordia, da te è sorto il Cristo nostro Mediatore e Salvatore. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite di acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Chiediamo al Signore che veramente infiammi i nostri cuori, ci renda ardenti di carità, ardenti di fede, cari fratelli, che veramente il Signore in questa messa ci possa trasformare in Cristo e in Maria Santissima. Ringraziamo il Signore proprio che vuole fare grandi cose anche in noi, come le ha fatte in Maria Santissima, le vuole fare proprio attraverso l'Eucaristia.
Signore vuole donarsi a noi, vuole manifestarsi attraverso la nostra vita, cari fratelli. Signore si vuole manifestare attraverso di noi. Lui che è infinitamente grande, infinitamente onnipotente, infinitamente santo, vuole entrare in noi, vuole manifestarsi in noi. E di fronte a Lui siamo nulla di nulla di nulla di nulla. Ricordiamocelo bene questo, eh? Signore vuole fare grandi cose in noi. Da noi siamo nulla di nulla di nulla di nulla, ma il Signore è capace anche di utilizzare un nulla come noi e vuole utilizzare un nulla come noi per fare grandi cose. La Madonna è stata anche lei un nulla, che Dio ha fatto tutto in lei. Lei ha risposto, ma la vita non se l'ha data, non se l'è data da sola, Dio l'ha creata Maria. Maria è una creatura, Attenzione bene, non ci facciamo illusioni. Madonna è una creatura di Dio infinito. E la Madonna ha ricevuto tutto da Dio, ha aperto il cuore a Dio e Dio ha fatto grandi cose in lei, cari fratelli. Dio vuole fare grandi cose anche in noi. Noi prendiamo l'Eucarestia, non è un pezzo di pane, riceviamo Dio. Quindi siamo, con l'Eucarestia siamo trasformati, deificati, cari fratelli. Quindi possiamo fare grandi cose, possiamo fare grandi cose perché Dio ce le vuole far fare. E proprio perché possiamo fare grandi cose, cari fratelli, il Signore ha mandato la Madonna proprio il 27 novembre come oggi, nel 1830, l'ha mandata perché appunto apparisse a Santa Caterina Labourée e ci disse, ecco, e attraverso queste apparizioni la Madonna appunto dicesse che voleva una medaglia, la medaglia che voi conoscete, che io vi ho dato tante volte. Queste apparizioni, cari fratelli, sono molto importanti, Sono molto importanti. Stamattina stavo riflettendo su una cosa che mi sono accorto, di cui mi sono accorto, di cui non mi ero accorto prima. Sono molto importanti queste apparizioni, cari fratelli. Perché, vedete, innanzitutto la Madonna non viene dal cielo per perdere tempo a giocare qua, ovviamente, Non viene così perché così viene a darci la medaglietta così, come se fosse un regalo per il proprio, così quasi per giocare con dei bambini, no? La Madonna ci viene a dare qualche cosa che evidentemente è importante, cari fratelli, sennò la Madonna non veniva dal cielo per perdere tempo. E appunto vi voglio parlare un po' meglio di queste apparizioni per farvi capire alcune cose. Innanzitutto sentiamo quello che dice la stessa veggente, Santa Caterina Labourée. Il 27 novembre 1830, che era il sabato avanti la prima domenica di Avvento, alle 5:30 di sera, dopo il punto della meditazione, nel grande silenzio, quindi stava facendo meditazione questa santa, ossia alcuni minuti dopo il punto della meditazione, mi è sembrato di udire del rumore dal lato della tribuna, perché stava in chiesa questa suora con altre consorelle. A fianco del quadro di San Giuseppe, come il fruscio di un vestito di sera. Avendo guardato da quella parte, ho visto la Santa Vergine all'altezza del quadro di San Giuseppe. La Santa Vergine stava in piedi, vestita di bianco, un vestito di seta, bianco aurora, fatto come si dice alla Vergine, con maniche piatte. Un velo bianco che scendeva fino in basso, al di sotto del velo ho visto i suoi capelli in bandine, al di sopra un merletto di circa 3 cm di altezza, senza pieghe, ossia leggermente poggiato sui capelli, con il volto abbastanza scoperto, i piedi poggiati su un globo, cioè una metà di globo, o almeno non mi è parsa che la metà, e poi tenendo un globo nelle mani che rappresentava la terra, teneva le mani alzate all'altezza dello stomaco in modo assai naturale, con gli occhi elevati verso il cielo. A questo punto il suo aspetto era tutto bellezza, non saprei dipingerlo.
Vedete, noi abbiamo tante immagini della Madonna, ma la bellezza della Madonna supera, quando io vi dico, no, paradiso, supera tutto quello che noi possiamo immaginarsi per bellezza, e la Madonna pure. E poi, d'un tratto, ho visto degli anelli alle sue dita, rivestite di pietre preziose più belle le une delle altre, alcune più grosse ed altre più piccole, che gettavano raggi più belli gli uni degli altri. Questi raggi uscivano dalle pietre, le più grosse con raggi più grossi, sempre allargandosi, e le piccole con raggi più piccoli che si allargavano in basso, e ciò riempiva tutto il basso. Non vedevo più i suoi piedi. In quel momento, mentre stavo contemplandola, la Santa Vergine abbassò gli occhi guardandomi. Si udì una voce che mi disse queste parole: questo globo che vedete rappresenta il mondo intero, particolarmente la Francia e ogni persona in particolare. Qui non so esprimermi su ciò che ho provato e su ciò che ho notato. La bellezza e lo splendore, i raggi così belli, è il simbolo delle grazie che spargo sulle persone che me le chiedono. Vedete, cari fratelli, la Madonna ci ottiene tante grazie quando noi la preghiamo, cioè Dio ci ottiene, ci dona tante grazie quando noi lo preghiamo attraverso Maria, facendomi comprendere quanto era gradito il pregare la Santa Vergine, quanto è contento il Signore quando noi preghiamo la Madonna, e attraverso la Madonna preghiamo Lui, e quanto ella era generosa verso le persone che la pregano. Vedete, dobbiamo pregare il rosario, pregarla la Madonna continuamente, no? Per andare, come si dice, no? Proprio attraverso Maria a Gesù. La Madonna ci vuole ottenere grandi grazie, quindi preghiamola, preghiamola. Quante grazie accorda alle persone che gliele chiedono, quale gioia prova nel concederle. La Madonna vuole ottenerci grandi grazie, però se noi non preghiamo, evidentemente la Madonna, il Signore attraverso la Madonna non ce le concede. In quel momento o esistevo o non esistevo, dice la Santa, gioivo, non so. Intorno alla Santa Vergine si è formato un quadro un po' ovale, dove in alto del quadro c'erano queste parole: o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi, scritte in lettere d'oro. Allora si fece sentire una voce che mi disse: fate coniare una medaglia su questo modello, tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie, portandola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia. In quell'istante il quadro mi è sembrato rigirarsi, per cui ho visto il rovescio della medaglia. Inquieta di sapere ciò che bisognava mettere sul rovescio della medaglia, dopo molte preghiere, un giorno nella meditazione mi è sembrato di intendere una voce che mi diceva: la M e i due cuori ne dicono abbastanza. Ora, dopo 2 anni, scrive Santa Caterina al padre Aladel, suo confessore, sono tormentata e sollecitata a dirvi di innalzare un altare tale quale ve ne ho pregato sul punto dove la Santa Vergine è apparsa. Sarà privilegiato da molte grazie e indulgenze questo altare nel luogo dell'apparizione a Parigi, e un'abbondanza di grazie per voi e tutta la comunità e tutte le persone che verranno a pregarla. Ecco, cari fratelli, vedete, questa medaglia poi si è diffusa moltissimo nel mondo. La Madonna ci ha dato, anzi la Trinità ci ha dato questa medaglia, ripeto, non per giocare,
la dobbiamo portare davanti a te. Siamo obbedienti al Signore che ci ha voluto dare Lui questa medaglia. Questa non è soltanto la medaglia che la Madonna ha portato dal cielo, è la medaglia che Dio stesso ci dà, la Trinità stessa ci ha dato questa medaglia. Perché, cari fratelli? Perché la Trinità vuole che noi andiamo alla Trinità attraverso Maria. Ecco perché dobbiamo pregarla continuamente, cioè spesso. Dobbiamo pregare sempre, evidentemente il Vangelo ci dice pregare incessantemente, no? E appunto dobbiamo chiedere alla Madonna che ci aiuti a pregare, che ci insegni a pregare, che ci faccia pregare incessantemente, come faceva lei, cari fratelli. Vedete, questa medaglia ci dice tante cose importantissime. In particolare voglio soffermarmi su due cose. Primo, come vi ho detto, dalle mani della Madonna escono dei raggi. Vi ricordate Gesù misericordioso, l'immagine di Gesù misericordioso che il Signore stesso ha voluto che fosse dipinta, no? Quando ha parlato con Santa Faustina. Anche lì dei raggi che escono dal cuore del Signore. Cari fratelli, sapete che cosa significa in profondità tutto questo? Significa che Dio ci vuole salvare, quello che io vi dico sempre. Dio non è così inerte. Tu devi agire e Dio sta con le mani così conserte, inerte. No, Dio ti vuole salvare, Dio ti assedia, Dio vuole entrare in te. Attraverso la Madonna Dio vuole entrare nella tua vita. Quei raggi li vuole diffondere su di te il Signore. Vedete, il cuore di Gesù, i raggi, perché il Signore ci vuole salvare, attraverso Cristo la Trinità ci vuole salvare. Dio è attivo, Dio è superatto, Dio ti vuole salvare. Quando andremo dall'altra parte non potremo dire: Signore, ma che cosa hai fatto? Il Signore ci dirà: ma sei tu che dormivi, io ho cercato di svegliarti in tutti i modi, ho cercato di cambiare la tua vita. Questo, cari fratelli, quando andremo dall'altra parte non potremo dire: Signore, ma dove stavi? Il Signore ci dirà: sei tu che hai dormito. Cari fratelli, attenzione, Dio, io ve lo dico sempre, più reale di tutto. Queste immagini ci vogliono far capire in profondità proprio questo. Proprio nel tempo in cui gli uomini, come oggi, mettono da parte Dio, e tante volte anche i cristiani hanno i problemi di fede perché entrano in questa mentalità del mondo che ti prende dappertutto e ti trascina lontano dalla fede, il Signore attraverso queste immagini ci vuole dire: io ti sto cercando, tu sei quella pecorella di cui parla il Vangelo, io ti voglio salvare, io sono più presente di tutto, svegliati, convertiti, io sono più reale di tutto, non sono soltanto fuori di te, sono anche dentro di te, io ti voglio salvare, io ti voglio veramente riempire di grazie, però ti devi convertire, devi fare quello che dico io, non quello che dici tu. Cari fratelli, questo è importantissimo. Queste immagini, sembra che sono così immagini, ma sono immagini che Dio stesso ci ha dato per farci capire una cosa fondamentale in questi tempi. Ecco perché io vi dico, la nostra preghiera deve essere una preghiera di ringraziamento prima di tutto, perché Dio già ci ha dato tante cose, ce ne vuole dare tante altre e le vuole dare queste cose, perciò lo dobbiamo ringraziare il Signore, cari fratelli. Ringraziamo Dio e ci dobbiamo credere che il Signore le vuole fare queste grandi cose in noi. Vedete, nell'Eucarestia il Signore ci dona l'Eucarestia, ma il Signore non è che la vuole soltanto donare a noi l'Eucarestia, la vorrebbe donare a tutti. Se qui venissero 1 milione di persone, magari noi compreremmo le ostie per 1 milione di persone. Normalmente si trovano le ostie per 1 milione di persone, no? Quindi il Signore è disposto e vuole dare. Ma siamo noi uomini che tante volte manchiamo, no? Quanti siamo oggi? 1 milione, magari. Ecco, cari fratelli, Signore si vuole donare. Il problema siamo noi, cari fratelli, che ci dobbiamo convertire, dobbiamo accogliere, dobbiamo credere. Ma il Signore vuole fare grandi cose in noi. E questa medaglia ce lo dice, lo dobbiamo portare, vedete la Madonna come dice, portarla al collo, qui. Deve stare sempre su di noi questa medaglia, cari fratelli, sempre. La dobbiamo portare, cari fratelli, perché ci deve ricordare questa grande realtà,
la Madonna, cioè Dio attraverso la Madonna vuole fare grandi cose in noi, la Madonna ci vuole ottenere grandi grazie, quindi coraggio, fiducia, non cediamo al peccato, camminiamo sulla via di Dio e della preghiera intorno alla Madonna. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te, facciamola questa preghiera, cari fratelli. La Madonna stessa ci ha chiesto di farla, una brevissima preghiera la possiamo fare, ovviamente la dobbiamo unire al rosario e tante altre preghiere, meditazioni, eccetera, ma facciamo questa preghiera. E poi dalla parte opposta della medaglia avete notato due cuori, il cuore di Gesù e il cuore di Maria, devono stare in certo modo sul nostro cuore, perché vedete il Signore vuole trasformare i nostri cuori, vuole donarci il cuore di Cristo, vuole donarci in Cristo in certo modo il cuore di Maria. Cari fratelli, vedete, la Madonna è apparsa nel 1830 e già ha fatto mettere questo cuore, il suo cuore, accanto al cuore di Gesù. Poi nel 1913, quando la Madonna apparirà nelle apparizioni di Fatima, chiederà appunto la devozione al suo cuore immacolato, la consacrazione al suo cuore immacolato. Vedete come si collega tutto, cari fratelli, perciò dobbiamo essere, appunto dobbiamo imparare a consacrarci, dobbiamo fare bene la consacrazione al cuore immacolato di Maria, come io ve l'ho fatta fare più volte con la formula di Suor Lucia stessa. Vedete, cari fratelli, vedete, non è semplicemente poi la Madonna che ci chiama alla devozione al suo cuore, è Dio, è la Trinità che ci chiama proprio alla devozione al cuore immacolato di Maria. È la Trinità che ci ha dato questa medaglia, perché appunto la Trinità stessa attraverso Maria possa fare meraviglie in noi e possa trasformarci. La Trinità ci vuole trasformare, ci vuole rendere simili a Maria, ci vuole riempire di grazie. Attraverso di noi la Trinità vuole arrivare a tante altre anime, vuole attraverso di noi la Trinità manifestarsi ad altri. Vedete che cosa bella, noi dobbiamo, attraverso la comunione veniamo trasformati in Cristo, ma veniamo trasformati anche in Maria. Quindi noi dobbiamo pregare per noi, per la nostra conversione, ma in Maria dobbiamo pregare per gli altri e per il mondo intero. Pensate un po' che bello, Signore ci vuole trasformare in Cristo e quindi in Maria Santissima. Che cosa bella, cari fratelli, ringraziamo il Signore, portiamo questa medaglia, preghiamo la Madonna, consacriamoci al cuore immacolato di Maria, perché il nostro cuore diventi come il cuore di Maria, come il cuore di Gesù, e Dio viva in questo cuore, si manifesti attraverso la nostra vita. Ecco, allora ringraziamo il Signore, concludendo ringraziamo il Signore per le meraviglie che ha fatto in noi, per averci mandato la Madonna. Ringraziamo il Signore per le meraviglie che vuole fare in noi, per le meraviglie che vuole fare attraverso di noi per la conversione di tante altre persone. Vogliamo ringraziare il Signore proprio con il cantico che la Madonna gli ha elevato. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.